la giornata del derby dei derby. La Juventus contro la sua acerrima nemica, la Fiorentina. Lazio-Bologna questa sera, mentre Dani e Ale a Roma rifiuta. In confronto con Top Club Bari. Buongiorno Manfredi. Situazione pesante? Mi sente? Buongiorno, sento bassissimo, secondo te è un problema mio? Adesso mi senti meglio? Pochino. Io ti vedo di merda in compenso però, eh? Allora aspetta che scorri. Secondo me sei un po' stranamente in ritardo. Lagga Manfredi. Sta tenendo banco la situazione da Iare, adesso andiamo anche sui pronostici. But per parlare di Daje Ale, per parlare di gogna social, solo una persona può aiutarmi. Il più grande social media manager italiano. Colui che ha gestito crisi di governo, crisi di panico, ma soprattutto che sa creare hype come nessun altro. Nico SMS Calcissimo. Buon pomeriggio Paco, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio Nico. Grazie per la presentazione sempre. Purtroppo dietro si vede il letto che non ho rifatto. Dovuto. Lago ancora? No. No, prima di quello non so se vogliamo partire dalla brutta notizia. Cioè? Beh, adesso finché c'è Nico voglio un attimo trattare da Iale. So che ci sono delle nuove storie, ragazzi. Sì, ma Nico, non ti preoccupare che resta anche per il Milan, vai tranquillo. Cosa volevi dire allora? No, volevo dire sull'ennesimo acquisto sfumato della Fucina. No, cioè? Quello di ieri sera? Carpani tra la Fucina e Blancos, ha scelto i Blancos. L'ennesimo... No, devo dire una cosa su dose. Allora, partiamo dal presupposto che non lo sto criticando, perché ognuno è libero di fare quello che vuole coi propri soldi, ok? Però vi voglio far notare che all'inizio della Winter Qualify Dose aveva criticato i presidenti che pagavano i giocatori, riferendosi e al quindi? Maseo. E quindi? Che succede? Che io, che non ho mai criticato nessuno... Hai detto, ma sei voluto fare le barricate dicendo non paghiamo, mettiamoci d'accordo, facciamo una cordata. Io ho offerto quello che noi potevamo offrire, che ritenevo giusto, a Carpani. Ce l'hai offerto? Era... Quanto ha offerto? No, non faccio... Non 10 euro a partita, conoscendola. Non dico le cifre, ma erano uguali a quelle che aveva offerto i Blancos. E lui a parità di cifre progetti, ma aumentala, aumentala. Stop. A parità di cifre, lui a lui piaceva di più il progetto Fucina. Ok. Allora, Dose l'ha chiamato e non gli ha offerto di più. Dose l'ha chiamato e gli ha offerto il doppio. Okay. Complimenti a Dose. Oh no, Nico. Ma scusami. Oh no. Cioè tu vuoi un presidente che fa così o vuoi un presidente che è arrivata la fresca dalla Lega? Spendi la fresca, coglione, se no ti fai una squadra di merda. Bravo Dose e complimenti. Sai che però queste cose qua tu che di costruzione di squadra non capisci un cazzo, poi devi dirle quando la mia arriva sopra e la sua arriva sotto. Devi dirle ste cose. Beh, Carpani perché sicuramente... No, Carpani non è il fantacalcio che fai tu, che fai la rosa e poi lo finisci. Devi giocare poi. E se poi esci... Carpani nel centrocampo della Fucina avrebbe distrutto completamente il gioco. Lo so, ma il gioco. Se ho così tanto a lui, a Picci gli devo dare 2000 euro a partita. Quindi che li merita in caso, li merita. Non ci stiamo dentro. Non ci stiamo dentro.
Questi sono gli investimenti. Tra l'altro ieri ho visto la sigla, ragazzi, ci siamo, ci siamo quasi, vi dico la verità. Secondo me a Natale... Poi tra l'altro basta capire chi è l'allenatore di Blanco, figurati se ho paura di Blanco. Allora, un attimo. Aggiornamento da Iale. Dicono che siano uscite altre storie, da ieri. Ah, tra l'altro ieri abbiamo fatto un ride a fine puntata da Iale, Manfre. E nel quale, sai, Roma Clabari aveva detto che voleva l'incontro. Sì, che aveva detto da noi. Da Iale ha detto che ha rifiutato perché non vuole dare hype a Roma Club Bari. Sta bene, sta bene. Sta bene, sta bene. Va benissimo. Dove si non trova? Mi ha fatto impazzire questa scelta di Ale, devo dire la verità. Secondo me fino a fine arriverà. Secondo me. Dove si trova, scusi, Roma Calabari? Sul lungomare. Sì, lo faccio vedere, il lungomare più bello d'Italia. Mamma mia, mamma mia. Mamma, aspetta che se lo vedi di sera poi. Grande. Ma perché fai così che te ne sei andato? Te ne sei andato dalla tua città. Non fare ma quello che piani. Ma è bella da vivere. De Zigo, de Pelagazzi. Aspetta, scusa. Mandate le storie de Zigo, de Pelagazzi. Ragazzi, forse non avete capito. Chi è Tagliale è proprio contento per... Pelagazzi secondo me è Roma Club Bari. Che è contro queste merde qua. Ma poi Zico chi è? Loro, queste merde qua, sono dei lecchini di merda e Daiale è contento di essere sempre contro sti lecchini di merda e avere il suo pensiero da uomo libero, che ha detto il suo pensiero da uomo libero. Cioè, non mi mandate le storie di sti lecchini di merda, ok? Va no. Bene? Dai. Mi sembrava... Poi non so, non credo vada avanti, vediamo. Poi tutta questa polemica sul mio Instagram privato, dove grazie. Comunque non è che io ho detto a Dybala è un figlio di una mignotta o di qua della. Ho detto, hai messo grazie. I cuori della Juventus, eccola spero qua. Che il prossimo anno anche te non sarai alla Roma. È un mio pensiero, questo è un mio pensiero, ma non è che ho insultato Dybala, però siccome nel mio ideale un calciatore della Roma non può mettere i cuori bianconeri alla Juventus e soprattutto visto che ha giocato poco, sta giocando poco e tutti i problemi che ci stanno, il prossimo anno non lo vorrei vedere alla Roma solo per questo motivo qua, ma sono cose che ho scritto io. Vabbè, questo è... Attenzione, perché credo che per Zico lui abbia sbagliato semplicemente il cognome dell'ex campione della Roma e si riferisca a Falcao, quindi al figlio di Falcao che viene da noi. Azzo! Sì. Salutiamo anche quindi il figlio di Zico, Falcao, comunque, sì. Che ci guarda sempre. Vabbè, Roma Clabari, speriamo venga... Tutti con lui ce l'hanno. Non si è fatto una domanda perché la maggior parte, ma quasi tutti ce l'hanno con lui. Ma il problema è di l'altro è il suo. Domanda. Nico, lei è nella blacklist? Non ancora, però stiamo lì, Minchia, per entrare nella blacklist devi fare la proprio sporca. Nico, lei da social media manager cosa ne pensa? No, non ho seguito tanto la vicenda, però vedo che si tratta sempre di dissing così un po', diciamo, buttati lì a caso. Poi a me... No, diciamo che c'era una parte romanista che si era offesa per i cuori di Dybala sotto la celebrazione dei 126 anni della Juve. Vabbè, ma ci credo, uno è rimasto... Quanti anni è rimasto Dybala alla Juventus? 5-6 anni, quindi è chiaro che quando c'è un compleanno importante in una società importante dove hai giocato... Vai comunque a lasciare un tuo segno, ecco, diciamo, non ci vedo niente di male, non ci vedo niente di male. Bene. Peccato, noi ci abbiamo campato 2 giorni su questa cosa. Bastava chiamare Nico e avremmo risolto tutto. No, grazie, secondo me Nico. Non c'è nulla di male, cioè, ha fatto anche un po' la storia della Juventus Dybala, ha fatto anche delle finali di Champions League, se non sbaglio, quindi... È stato capitano. Traversa Piera.
arriva dentro di Josie nella sola posizione. De Carlo invece va da solo con il mancino, la mette forte sul secondo palo a cercare Picci. Si mangia anche questo. No, no. Come anche Anton Giulio Picci fischia l'arbitro. Batte Picci, la parata Mastella sulla ribattuta in corona. Anton Giulio Picci sta pensando la cotta. No ragazzi, stanno mandando al bot. Vabbè, alla testa un altro campionato, dai. Un attimo, scusate. Buonasera a tutti, grazie per l'invito, come sempre, gentilissimi. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Oggi vi anticipo, mancava un po' da tanto e sarà una puntata molto femminile, ve lo dico, che mancavano da tanto le ragazze. Quindi Senta, scusa, ma lui? Lui c'è, ovviamente. Quando si anzi, ieri ha fatto la puntata sulla trombonave, non so se lo sai. Iscrivetevi al canale di ND9, porca miseria. Non lo sapevo, me la sono perso. Questo vorrei saperlo anch'io. Cioè, lei ha proprio un Roma Club a Bari? Non ancora, però che ho fatto la domanda. Ah, ok, ok. Sì, io ne conosco. Ma voi Francesca, avete allora adesso Nico ha detto che è sterile, però adesso al di là del fatto che è sterile, queste persone, diciamo, che come Roma Club Bari, magari partono da Twitter e si buttano contro uno grande, come Daje Ale, che ha rifiutato poi di venire qua a parlare con lui perché dice che cerca solo hype. Adoro. Lei cosa ne pensa? No, allora aspetta, io non le seguo queste cose drammatiche. Vabbè, lei segue i fuorigiochi, allora parliamo di fuorigioco, di merda, sì, parliamo di quella merda lì. Non è soltanto. Allora, ho capito che è stato. Speriamo è stato che la GOAT funzioni, ragazzi. È stato attaccato, sì, perché ha attaccato Dybala, che ha commentato con questi cuoricini sotto il post della Juve. Bravissimo, vedi che ha studiato. Allora, vedi che hai studiato. Sei che non ti applichi, Francesca. No, Francesca, no. Vi ho sentito. Poi cosa è successo? Qual è il problema? Faccio fare un recap, faccio entrare Claudia Dionigi. Buonasera, Claudia. Ciao. Claudia, ma hai una casa bellissima. Ma cosa fai? L'ingegnere tu nella vita? Grazie, alla mia casetta. Ci vivo da un annetto. Oh, sembra bellissima. Complimenti. Tutta mega squadrata. Super figa. Guarda, l'unica cosa è se riesci a mettere il cellulare in orizzontale. Così vediamo meglio la cucina e anche il lavandino là a destra. Che sono curioso. Vediamo. Vai a vedere. Adesso, ecco, grazie. Mettimi giù, perché qua è tutto un casino, eh? Beh, insomma, ho visto case più confusionarie, diciamo, rispetto alla tua. No, ma è un che si fa? Non fa niente questa casa, non mangia, non beve, è come se l'ha comprata ieri. No, è Manfredi, si chiama pulizia. No. Cosa no, di no, chi è? Chi no, come lei? No, ci sono, ragazzi. Ah, quei... Purtroppo, non l'hai visto. Lo so. Grazie. Che cane ha lei? Io invece di Dybala devo dire che si sposa, basta, io dico questo, Dybala... Ah, sì, è vero, ci sarebbe anche questa notizia. Sì, sì. Sì. Ecco qua. Vabbè, non si può avere... Casa tutto, bella, dai. Però la connessione... Bellissima però, But, è today. Manfred, non stai condividendo lo schermo, te lo dico così. Ah, sì, stai, perché c'è qualcosa. No, quando ci vuoi sei, Claudia? Ho sotto mano questa cosa qui, Ci sono, non sono scappata. Claudia, se hai il wifi, esci dal wifi e entra con, diciamo... No. Allora metti il wifi, prova a mettere il wifi. Va bene. Grazie. Con calma. Volevo entrare in tema weekend. Sì, cos'hai Matoshi? In tema Halloween, vuoi dire? Bello, gli incubi. No, proprio, Matoshi. Prego. Significa già essersi arresi? Aspettavo una domanda cattiva da sua parte. Quindi io sto tra i cattivi e la cosa già... Da un po' di tempo sì, lei è sempre
una domanda dove devo essere preparato, perché è sempre offensiva, diciamo, la sua domanda. Questa è offensiva? Ah, no, non lo so. Siamo a pochi passi di tornare in vetta. No? Cioè, 7 punti dall'Inter. Io le chiedo, 7 punti dall'Inter, lei la legge offensiva? Offensiva? No, no, no. Ha detto lei, mica io. No, come no? Ah, offensiva, no, no. Offensiva significa offensiva. No, no. Allora, je vais le dire en français. Vous vous posez toujours des questions qui sont négatives. Faccio fatica a parlare l'italiano, mi creda. Bon, allez. Però sono simpatico, eh? Non lo so, non lo conosco. Lo dico io. Andiamo fuori. Allez, un'altra, per favore, grazie. E che devo rispondere? Buongiorno. Ecco qua, ecco qua. Chi era lui? Chi era? Non lo so, non ne ho idea. Non so chi sia. Non lo so, non lo so, Francesca. Come vediamo intanto. Siamo, l'ho detto, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ci sono, perfetto. Ci sono. Facci vedere, perfetto, la cucina. Oh. Allora, aspetta che mi alzo, voilà. Stile, eh? Stile, col tavolo che mangi lì. Bello, bello, molto bello, molto bello. Grazie. Mangio da sola, però. Vabbè, tortura. Dopo questa live avrà sicuramente delle richieste, poi sarà lei. Allora, principessa del mio castello, vai. Sì, ecco, fermiamoci qua. Allora, abbiamo queste dichiarazioni di Garcia, cara Francesca, non so che ne pensi. Ho detto, siamo in tema Halloween, raga. Qualcosa che doveva far paura doveva pure uscire. Dai, ma cioè, sono brutte, voglio dire. Se non sai cosa rispondere, veramente non rispondere, basta, capito? Passa direttamente a quella successiva. Non capisco perché non rispondere, cioè non ha chiesto niente di male. No, ma secondo me da questo video qua si evidenzia proprio di quanto, cioè, siano distanti. Sembrano proprio, sai, quelle coppie che ogni tanto si presentano e dici, ma questo come è potuto succedere che stanno insieme? Cioè, sembra, sì, proprio, mi sembra l'uomo più sbagliato per, certo, star lì. Certo. Posso dire una cosa su Garcia? Mi sembra che si stia scavando la fossa da solo, nel senso, mazza, che già ce l'ha, già ha litigato con mezzo spogliatoio, e si vede, perché quando Osimhen è uscito, Politano è uscito, Kvaratskhelia è uscito, l'hanno mandato platalmente a quel paese. Adesso se si mette, Manfred, a mettilo anche muto con i giornalisti, dopo. Io credo che mettilo muto, mettilo muto, raga, guardatelo muto, cioè guardate proprio la faccia e lo sguardo, e sembra uno che è tipo davanti a un plotone, completamente proprio disarmato, anche il sorriso che fa è proprio nervoso. Sì, sì. A me sembra proprio paura, raga, sì, sì. Ma sa di essere. Quanto guadagna Garcia? Qualche contratto c'è? Troppi soldi per quello che sta portando, due? Sinceramente. Due, sì. Per quanto? Questo non lo so, boh, saranno un paio d'anni. Sì, sì, risatina isterica. Di solito un paio d'anni. Cazzo, le frega Garcia della domanda. No, però, ragazzi, domani contro la Salernitana, quindi vogliamo vedere se fa bene. Esatto, domani sarebbe Francesca un bel passo falso. Non vincere con la Salernitana, peraltro, che ha cambiato allenatore, tra l'altro. Io ho detto che secondo me è un allenatore molto fortunato, cioè un allenatore che ha visto essere salvata la propria carriera soltanto perché i singoli hanno salvato la sua carriera, che è diverso. Cioè, ma non, a che non cosa se l'è ti riferisci? A che cosa ti riferisci? A che cosa mi riferisco? A tanti punti che il Napoli ha preso quando non doveva prenderli ed è stato salvato, si è salvato proprio perché i singoli sono molto molto forti e ti hanno parato il culo in qualche modo. Mi riferisco a Genoa, mi riferisco a Bologna, mi riferisco a Braga, mi riferisco all'Union Berlino, mi riferisco a tante, ma tante partite giocate in maniera indecente da parte del Napoli che meritava 0 punti. E ne ha presi uno o ne ha presi 3 addirittura. Quindi è un allenatore molto fortunato. Cioè, c'è poco da dire, voglio dire. Attenzione, perché fortunato. In Spagna rissa per il fantacalcio, c'è il video. Come? Ah, ma dicono pesante, eh? Bellissimo. Tra l'altro, l'asta di riparazioni. Ora no, non no. C'è parte. Bellissimo.
fino all'ultimo sangue. Beh, dipende quanto gli doveva dare, magari era soldi, ragazzi. Tanta roba, tanta roba. Sembra un po' perfetti, sì. Effettivamente sì. beh. Per oggi il pericolo è scontato, però. Questo sembra il milanologo, ragazzi. Boh, vabbè, ma non lo so, sinceramente. Molto bene, molto bene. Allora, la Napoli gioca contro la Salernitana, Manfred. Gioca a Salerno, sta arrivando anche Anna Maria Baccaro, informatissima. Però intanto ci vediamo le formazioni. Sì. Meret, Di Lorenzo, Rachmani, confermato anche dopo l'ultima partita, ve la ricordate? Dove... Ah, questo è derby, eh? Sì, è un mezzo derby, se vogliamo. Cioè, è un derby. Però... Sì, sì, a Napoli è vissuto... Sì, soprattutto dopo l'anno scorso, sì. È vero, perché l'anno scorso Di aveva fatto lo scherzetto. Sì, l'anno scorso sì, e l'hanno festeggiato più di quanto l'abbiamo festeggiato lo scudetto, quindi pensa un po'. Beh, adesso mi sembra eccessivo, sinceramente, una vita, Francesca. Una vita molto noiosa, sì, una vita molto noiosa, effettivamente. Poi, quindi Østigard confermato, nonostante col Milan abbia fatto disastri, eh? Ma in scusa, realtà Østigard, no, Rachmani, perdona. Rachmani. Ok, Rachmani, a posto. Non capisco perché non far giocare Østigard e Nathan, che hanno fatto un mese e mezzo non buono, ma di Nathan più, ma okay. Non è squalificato. Giusto, è squalificato, hai ragione, vedi, vedi, bravo. C'è Juan Jesus. Ma comunque Harry dice che da quando Fube gli ha fatto il coro è sparito, Dia. Poi Anguissalo, Botka, Zielinski, quindi centrocampo titolare, Politano, Caraschiere sulle fasce e ancora Raspadori invece che Simeone in attacco, anche se Raspadori sta facendo bene, eh. però io con la Salernitana Simeone lo butterei. Ciao raga, e buledia. Oh. E tu volare che a ballar, perché già sanno che vola. Segnerà, se lui tira, segnato Dia, Dia che gol, mamma mia, mia, doppio passo e va via, qualsiasi squadra sia, ha segnato Dia, Dia che gol, mamma mia, mia. Ma veramente da qua non ha più segnato, raga? Che giorno è? Si può vedere? 2-8, c'è scritto qua, non lo so. No, non credo sia quello, cioè 2 agosto? No, raga, qualsiasi squadra sia. Ma esistono dei calciatori. Anche l'Orientè è morto calcisticamente. Sì, 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 sì. Però almeno è una. Però quella di l'Orientè è veramente bella. Cioè, qua secondo me ormai. Cioè, questa qua di Dia era già. Secondo me adesso è a livello che non ce la fa più, eh. Sì, che le sta facendo giusto, sì, perché deve. Sì. Cosa farà dopo che si stancherà di fare le canzoni? Non lo so cosa farà. Però sì, questa era bella. Senti com'era, questi erano i primi, senti com'era contento. Questa è bella, bella. Che velocità e che dribbling che fa. Non lo riesci a fermare, non lo vedi passare. Lo vedi che fa, segna più di Mbappé, Drogba, si chiama l'Oriente, il nuovo Kylian, entera Oriente, entera Oriente, entera Oriente, entera Oriente. Dani. Pensavo fosse una che aveva usato la canzone di Food. Invece no. Vabbè, vogliamo andare a fare un pronostico su sta partitella, diciamo. Beh, io farei entrare qualche rinforzo napoletano, perché mi sembrano pochi attualmente. Più giovane... Francesca, quanti anni hai? 21. Sì, a voglia. Una boomer, praticamente una boomer. Buonasera. Ciao ragazzi. A bomba armata. No,
Ciao, grazie per l'invito. Oh, Marta, comunque mette buon umore. Comunque sta crescendo e si sta già modificando in faccia, bomba Marta. Qualche brufolino. Quanti anni hai, Marta? Io 16. Quell'età lì. Già... I ragazzini crescono a vista d'occhio, incredibile. Quando è venuto qua era un bambino, adesso qua c'è un uomo. Comunque, no. Sì o no, Marta? Vabbè, sì. Non è scontato, Non è scontato. Anch'io a 16 anni, anch'io a 16 anni. Non vi ho capito, però... Marta, come la vede? Ha paura di A o no? Sicuramente è sempre una partita difficile con la Salernitana, il derby. Spero nel secondo tempo visto col Milan, perché se è il primo, cosa che non mi è piaciuta per niente, anche in difesa, tutto quanto, io penso che il Napoli possa far meglio e dalla partita di domani passa anche tanto, secondo me, il futuro di Garcia, perché l'abbiamo visto. E una sconfitta o un pareggio domani sicuramente non lo metterebbe al sicuro. Domani c'è da vincere e anche convincere, secondo me, perché serve anche un buon Napoli oltre alla vittoria ai 3 punti. Ce li vedi 3 punti? Vediamo le quote. No. Arrivano, Eccole qua, complimenti. Napoli favoritissimo da circa meno di 1,50, la X già è circa 5, l'1 è... Francesca, è una cosa che secondo le quote non dovrebbe mai succedere. Poi non lo so, Raga, ma io ve la vorrei pronosticare una partita del Napoli, ma effettivamente come si pronostica una partita del Napoli? Quando il Napoli è stato continuo? Mai? Cioè, ma veramente mai. Non più di 3 partite. Quindi non vi so dire sinceramente. È ragazzi, importante per Garcia. Occhio all'Omu. Occhio all'Omu, Chuama. Chi? Occhio. Chuama. Chuama, l'Omu comunque si chiama. Questo ragazzi, questo è un crack. È un numero 10, ragazzi, un fantasista. Diciamo, se posso fare un confronto, secondo me Bellingham. Stiamo parlando di quel livello lì. Ok? Posso andare via? Questo sarà più grande di Bellingham. Che cazzo di confronto è? Poi ne parliamo. Segna e chiediamo scusa al pancio. Domani segna e chiediamo scusa al pancio. Poi ne parliamo. Comunque, occhio. Io ve lo dico. Allora, vi faccio vedere le quote e non so se vogliamo far entrare anche la parte di Salerno, perché, sai, per essere imparziali. Uguale la canzone. Ma questa non è... Buonasera, Anna Maria. Per regione. Va bene. Vabbè, capito, io sono a Napoli, perché vivo a Napoli, quindi va bene. Io spingo per questo gemellaggio. Che non arriverà mai, però io ci spero. No, sì, non credo. Posso chiedere, Anna, tu che sei, diciamo, molto più esperta di me della Salernitana, ti volevo chiedere un parere su questo ragazzo che a me mi ha stupito. Andre, con la Samp ha fatto una grande partita. Su di lui già si diceva molto bene quando era arrivato, probabilmente un po' per una mentalità italiana, essendo lui molto giovane, non gli è stata data molto fiducia dall'inizio. Inzaghi l'ha messo in campo, ha fatto una grande partita, ha dimostrato anche di avere una grande tecnica oltre che una buona fisicità, quindi secondo me non il risultato, perché ragazzi la Samp non è assolutamente una squadra secondo me da poter utilizzare come paragone anche per lo stato di forma della Salernitana. Vabbè, dai, non umiliamoli così, poveretti. No ragazzi, però comunque la Samp non è il Parma che ha battuto il Lecce. Ragazzi, comunque io non ci credo che Claudia viva in quella casa, cioè è troppo pulita. No, prego, scusa. Quello che stavo dicendo è che, ecco, secondo me quello con il Napoli può essere un buon test, e anche a me è piaciuto molto Andre, soprattutto il gol che ha fatto, il primo gol che ha fatto, davvero da grande giocatore secondo me. Ci confermi la formazione, Anna, quella che dà la Gazzetta, Candreva, Cabral,
dietro Dia, gli altri più o meno sono gli stessi, anche il modulo credo. Quindi sì, non dovrebbe cambiare molto, anche perché anche in virtù di quella che è stata la partita di Dia l'anno scorso, magari anche per una questione di scaramanzia, Inzaghi proverà insomma a tentare Dia, che comunque resta il referente principale dell'attacco della Salernitana, questo è in dubbio. Quindi la formazione dovrebbe essere questa qui, il centrocampo forse bisogna capire se effettivamente confermerà Maggiore, Boinen, anche se questo tipo di centrocampo già rispetto a quello fatto all'inizio della sua avventura in Granata. L'Omu secondo te gioca, quindi non gioca? Come? L'Omu, quello lì che ti, come si chiama? Chouameni? Chouana. Ma secondo me magari lo fa subentrare, chiaramente una partita così non puoi tenere fuori Dia, secondo me. Si chiama anche L'Omu di nome. È una punta, quindi, perché già a quei si è fatto disinformazione. Io ho detto che è il nuovo Bellingham, secondo me, cioè ricorda molto Bellingham. Ma se Anna dice che è una punta, è una cazzata che è un nuovo Bellingham. Beh, Bellingham dove gioca adesso? No, in realtà, come, scusami, non volevo interrompere. Ho detto Bellingham gioca prima punta. Sì, ma non è una prima punta, dai ragazzi, per favore. Ma secondo me in attacco si deve ancora trovare la giusta quadra. Secondo me Inzaghi sta ancora andando un po' a tentativi, però insomma come punta io non prescinderei da Dia, soprattutto nel primo tempo. Quando cazzo gioca così, se c'è Dia e Candreva, su, ma chi cazzo, quando lo metti in Coppa Italia lo puoi mettere? No, però magari da subentrato, magari ecco, al posto di un Cabral, da subentrato, perché no, dipende come si mette la partita, ragazzi. Una grande amica di Anna Maria, è nostra soprattutto, bentornata a Frida. Bella, buon pomeriggio da Roma, buon pomeriggio. Oggi vedo pure che c'è una biondona là con tutti i capelli lisci fino al petto, vedi? A me un po' così. Bella, carina, tutte carine, solo io mi sono vecchiarella. Ma non è vero, allora, Frida, volevo dire una cosa. Andrea, volevo dirti una cosa, posso bacchettarti? Mi perdonate? Certo. Allora, io ho visto, sfogliando TikTok, che tu hai fatto giocatori della Lazio e della Fiorentina, chi è meglio e chi è peggio. Hai detto una grandissima minchiata, come si dice in Sicilia, però a Roma in un'altra maniera. Cioè, Provedelle un filino più forte del portiere della Fiorentina. Ma è Savorio. No, allora, però... Luis Alberto un filino più forte. Cioè, stai parlando di Luis Alberto, Andrea. Ma stai fuori di testa. No, Andrea, sta fuori di testa, ti prego. Innanzitutto ti chiedo scusa se ti ho offeso, non era mia intenzione. No, non mai ho offeso, io ridevo, però dico, ma che sa di Andrea? Cioè, sono qui contento. Vanno a provvedere il miglior portiere del campionato, ragazzi, fermi. Sono contento che ti abbia fatto ridere. Finiamo sulla Salernitana, però sappi che il mio non è un giudizio del giocatore, ma a oggi del giocatore, con tutto ciò che ne concerne. Ho capito, però Luis Alberto, tu sai che è un fenomeno. Assolutamente d'accordo con te, secondo me è uno dei più forti. Lukaku è un filino più forte del giocatore dell'Inter, Lautaro Martinez. Martinez è fortissimo. Allora, è un suo parere. Per favore, concludiamo il pronostico. Allora, prego, prego. Un ateo, andiamo da Nico, prego Nico. No, vince, secondo me vince il Napoli, però con gol. Faccio mai col finisce gol. Il Napoli vince col gol. Claudia? Sì, anche secondo me, anche perché Salernitana ultima in classifica, nulla voler dire a chi tifa Salernitana, non voglio offendere, però sicuramente almeno un 0-1, un gol almeno sì. Un gol sì, e andiamo da Frida, un pronostico di Salernitana-Napoli al volo proprio. Ma vince il Napoli, 3-0, di volo. Ma è più Napoli, forte, è più Napoli. Forte, Andrea, è più forte, mi dispiace per Salernitana, però è più forte il Napoli. Allora, occhio. Ma basta! Mamma, chi è questo? Ragazzi, è il mio idolo. Vabbè. C'hanno Candreve, vediamo quando giocano questi sacchi di patate. Allora, Roma Clebari.
faccio 4-1 per il Napoli. 4-1 ma per sì. Il Napoli. Questo è il pupillo di Henrik, tra l'altro. Ah, non lo allora, sapevo. Andiamo da Bombermata. Sì, sì, diceva che l'anno scorso doveva andare al Madrid. Vabbè, però Henrik spara nel mucchio veramente. Cioè lui qualsiasi cosa si muove dice prego, quello Bomber, lì. Prego. No, io credo che il Napoli faccia anche più di un gol in entrambi i tempi e secondo me, se devo dirti un marcatore, dai, ti dico Jack Raspadori, ultimamente molto, molto in forma. Raspadori, quindi vittoria larghissima. Franci? Sì, anche secondo me il Napoli vince con almeno due gol di scarto. Vince con almeno due gol di scarto? Ciao ragazzi. Anna. Sì, sì. Manco io? Yes. Ragazzi, io non so, non voglio fare proprio l'unica che va un po' con la voce fuori dal coro, però vi spiego, non voglio fare la persona di parte e quant'altro, però devo dire che la Salernitana, anche in momenti difficili quando non c'era ancora una società alle spalle, con il Napoli, anche forse in virtù di quelli che sono i rapporti, ha sempre fatto la partita, una partita insomma, la partita della vita, cosiddetta attenzione. Partita della vita. Vero, vero. Quindi, dato che comunque il Napoli di Garcia non mi entusiasma e anche quando magari va in vantaggio, a me almeno dà l'impressione di non avere il controllo della gara, per quello che sarà l'ambiente, per quello che è il clima, per quella che è la situazione della Salernitana, che dovrà veramente cercare di fare i quanti più punti possibili per non retrocedere perché la classifica è veramente tragica, io non escluderei una X, attenzione, attenzione, lo sto dicendo, però per me anche sarà una gara da gol, quindi per me un gol per parte ci sarà. Quindi X più gol, Anna? O X, sì, X più gol. Dai, mi lancio dal pronostico. Minchia, diverso. Questa è una bella quota. Ragazzi, questa la gioco anch'io. Anche, certo, era una Salernitana diversa, però in Napoli-Salernitana io avevo proprio il presentimento, la certezza che finisse in X e anche quando il Napoli ha vinto al Maradona, ha vinto sempre con un gol di magari 1-0, comunque partite molto tirate. Quanto sarà data Anna X più gol secondo te? Secondo me tanto, secondo me sarà una quota 7-8. È una bella quota questa. Ho voluto fare il pancio della situazione, scusami. No, ma infatti io mi allego. Ai giochi? Sì, 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 a 5 dicono è data. No, ma va a 5 la X. Allora di più, raga. Sarà 8-9, sì. La X sta 4-90. Se non sbaglio. Sì, 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 no, no, sarà sicuramente tra i 6 e i 7, secondo me. Allora, abbiamo un po' di partite, però avendo qua la regina, io andrei su Bologna-Lazio. Poi ecco, bravo, andiamo subito. Allora, disegna Ciro Immobile, capito? No, Manfredi stasera disegna Ciro Immobile. Sì, sì. Ciro Immobile, ma non so. Tra l'altro, notato... l'ultima volta l'avevi detto, e ha segnato Ciro Immobile. Ti ricordi, Andrea? Sì, sì, sì. Complimenti. Sì. No, ma sono felice per lui. Manfredi, la cosa più bella della partita è la gioia di quel giocatore alla fine quando ha segnato, che ha fatto. Mi sono sbloccato, ha baciato la maglia, è venuta sotto provato, la curva. No, ho provato. Io l'ho sempre difeso, non l'ho mai insultato, perché insultare Ciro Immobile vuol dire non essere laziali per tutto quello che ci ha dato, per cui, capito? Se fa presto a puntare il dito se uno va un po' infame, se fa, capito? Non si fa, non si fa. Perfetto. Prego, senti, prego. Ma Roma Club, però la critica. Roma Club Bari le vuole dire una cosa, Lui è un tifoso della Roma ma vive a Bari, prego. Quale? Io non lo vedo, non vedo qui, vedo niente. Qual è quello per... Quello che abba, sei tifoso da... Ah, non scappato di casa, ciao, buon pomeriggio. Io li chiamo così, Andrea. Anche noi a Bari chiamiamo scappati di casa. Gente. Ma com'è, sei di Bari e stitti in fila Roma, no? Mannaggia. Vabbè, per forza. Ma come Frida, per forza? Posso dare del... Sì, certo, devo dare del tu. Capito che ho 55 anni, però dammi del tu, te prego. Ah, sono nato con Totti, per forza. Cioè, uno nasce con Totti, vede tutte le cose che ha fatto con Totti. Beh, che cosa tu gli voleva dire? Se la Lazio vince col Genova e la Roma con la Cremonese, c'è il derby di Coppa Italia. Lo sai questo, sì? Forse finalmente vado pure. Il derby di Coppa Italia. Non mi sento più. Andrea? Eccoci. Okay, dico, la sai questa, Andrea, del fatto che se due squadre finalmente possono avere un derby di Coppa Italia, così loro sono felici, no? Finalmente la rivincita. Allora,
Queste sono le formazioni, Frida, immagino che lei sia d'accordo, non so, o avrebbe io non vedo. Me allora, le leggi, ma prego. Grazie tesoro. Ce le ho, ce le ho. Bologna contro Lazio, formazione a confronto è today, man. Skorupski, Provedel. A oggi secondo me uguali. Posch, Lazzari. A oggi secondo me Posch leggermente superiore a Lazzari. Bonifazi contro Patrick. A oggi secondo me Patrick superiore. Manfredi, leva questo scempio, Manfredi. Oggi uguali. Lo sai come si dice a Roma, Andrea, ma va a morire ammazzando. No. Mi sembra eccessivo. Sì. Vabbè, allora, con tutto il bambino che ti voglio, sì, però sì, ti dico tutto. Così Andrea. Sempre con un grande bene, con un grandissimo bene, però. Ciro Mobile dovrebbe esserci stasera, non lo so se c'è Castigliano su lui, io ne so un po' che vuole passarli. Manfredi, boh, capito? Sì, tutto chiarissimo. E a sto punto, no, allora io ho sentito Sciscione, lui mi ha detto stamattina che mi sono sbagliato e che giocherà Ciro anziché il Tati. Sicuro, 100%. Io, Andrea, preferirei che Ciro giochi al derby, posso dirti? Ma cioè, io, Frida, non ho capito una cosa, ma perché non vuole mai giocare con due punte? Cioè, la Lazio non può... Ma che ne so, Andrea, chiedigliela a Sarri, non lo so. Ma scusami, c'ha gli esterni fortissimi. Ho capito, li puoi usare anche nel 4-4-2 gli esterni. Cioè, sì, non è che... ma non è un 4-4-2, è un 4-2-4. Sì. Ma, io vorrei vedere una volta Ciro e il Tati. Ma sai che bello, magari vediamo le quote, che dicono? Allora, vi faccio vedere le quote equilibratissime tra Bologna e Lazio, una partita da X secondo i bookmaker. Secondo, ok. Adesso però facciamo un giro, Anna, tu come la vedi? 2-2. Anche qua un X? Anche qua un X. Sì, ragazzi, questo weekend non so perché vedo un sacco di X, anche sulla Serie B i pronostici che ho dato oggi ci sono un po' di X, non so perché, presentimenti, anche perché però... quel momento lì. Eccolo il grande. Dina. Buonasera Andy. Quasi da Snake, Ma perché a me mi viene, cioè, vuoi provare a farlo? No, l'abbiamo rifatto, però va sempre bello riproposto. Rimettila, Andre. Mannaggia. Tu dovresti entrare sempre così, Mamma mia. Non sia proprio il momento, Ricordo che quest'uomo attualmente non ha una panchina in Got League, ma ce l'ha Enerix. Incredibile. Vergognatevi di esistere tutti. Allora, facciamolo fare a Roma Club, che poi ci saluta, che dovrà andare a fare il bagno, prego. Secondo me 2-1 Bologna, gol di Ferguson. Manfredi, si può fare? No. Voglia, vabbè, mi avete penalizzato. Con perché mazza da fila? Ci servono i punti. Sono pronosti. Andrea, ci servono i punti. Bisogna vincere stasera. Servono Andrea, tutti, Frida. Allora, salutiamo. Ma Roma... abbiamo una classifica proprio bruttarella. Noi, ciao, Roma Gabbari. Adesso prendo la classifica. Posso dire una cosa? Sì. Di la cosa, no, prima di salutare a tutti, volevo dire. Alla fine Dagliale non si è presentato. No. Vabbè, basta, non abbiamo capito. Ha detto, io non ho sentito niente. Andiamo. Ah, ok. Questa ve la faccio vedere. E la classifica, comunque, la Lazio è settima, effettivamente ha bisogno di un po' di punti. Capito. Claudia, sulla partita, adesso rimetto le quote. E X per forza, siamo settima, ottava, come hai fatto vedere tu adesso. Mi spiace per Frida, Frida, anch'io preferisco la Lazio, però qua la vedo equilibrata. Quindi... No, va bene, ma no, perché è carina sta ragazza, come ti chiami? Claudia Cesaro. Claudia, ognuno, io da laziale spero di vincere perché ho bisogno di punti, capisci? Perché dopo c'è il derby, e il derby è una partita a sé, anche se gli ultimi 3 anni abbiamo vinto noi, ma sempre una partita a sé. Per cui bisogna vincere, capito? Tutto là. Frida, assolutamente, non fa... Az! Ai. Perché?
È venuta una volta calcissimo, ma via Skype, non è che sia successo chissà che cosa. Chi è che l'ha scritto, Salvo? Cercano il gossip. No, vabbè. Non c'è nessun gossip. Però quella non faccia so lì. Chi è che fa uscire ste voci? No, chiedo, dicevano in chat. No, lo so perché continuate a inquadrarmi, ma è venuta una volta calcissimo via Skype. Ma... Confermo. Niente, siamo milanisti. Siamo milanisti, sì. Sì, comunque si può anche incontrare da vivo, nel senso, vivete tutte e due a Milano, incontratevi, no? Cosa volete sapere? Il pronostico di Bologna Lazio? Questo gossip? Non dobbiamo parlare di calcio? Sì, quindi. Sì, no, l'avevo detto. Invitala a cena, che invitala calcissimo, dai Nico, dai. Per favore, si faccia per suo Andy Nine, qui non siamo sulla tua bravo. Al volo che siamo in ritardissimo, prego Nico. No, guarda, la Lazio a Bologna non ha una buona tradizione, sì, se non sbaglio, Frida. Hai ragione. Quindi, secondo me, è un pareggio scritto. Come si aggrega ad Anna Maria. Sì, Mata? Sì. Franci? No, ma anch'io la vedo da X. 1-1, secondo me. Francesca? Abbiamo fatto tutti, Francesca. Per me mi sta simpaticissima Frida, però secondo me è un 1. Non mi dite niente, però il Bologna è veramente difficile da affrontare, giocare. Grazie tesoro che ti sto simpatica. Ma che mi segui su TikTok? Ma segui? No, tesoro, se tu mi segui, perdonami, a me voglio fare Frida Lazialotta, ti sbraghi. No. Io mi metto un pochino tutta la mia vita, no? Adesso vi metto il canale TikTok, io la seguo, l'altra volta ho visto che andava dal macellaio, bellissimo. Hai sei cani nel macellaio, buona la vita. Allora. Io non l'ho fatto il pronostico, Andrea, ti dico subito. Infatti, prego, era il suo momento. Ecco Fridarelli is on fire. Allora, ascolta. Sì, è pure il Beatles. Oh, però che musichetta, è Beatles, è mica manca male. No, è educata. Questa è clamorosa. Questa è bella. No, sì. Poi ti do una chicca, Andrea, Allora, Andrea, posso darti la chicca prima del risultato? Certo. Allora Andrea, noi siamo tutti laziali di generazione. Mio padre purtroppo ha scritto quella specie di inno della Roma che si chiama Noi c'avemo il cuore grosso, mezzo giallo e mezzo... Non so se tu l'hai mai sentito. L'hai mai sentito? E lei era... No, però immagino. E lei ragazze... Quello che canta Alessandro Ciurini, che spesso va allo stadio. Io avevo una famiglia di musicisti, ecco perché sono così strana. E quindi pensa te Andrea, tutti laziali con un padre che ha scritto l'inno della Roma. Una vergogna assoluta, Andrea. No. Ho capito per i soldi che si fa. Questo? Bravo. Quello che canta Nando Fiorini. E lui si chiama Polidori. Io mi chiamo Polidori, che non mi infatti, capito? Lascia stare, non lo metto. Povera me. Siamo romani. Sì, è questo, sì. Ma era laziale quello che ha fatto questa canzone? L'ho mutata, se no non la sentiamo la canzone. La rismuto? Sì. Prego. Frida, ma era laziale suo papà? Mio padre, noi siamo tutti laziali. Poi Lando Frini gli chiese di fare un inno, lui lo fece, gli piacque a Lando Fiorini e mio padre è diventato da Roma, venduto che te dico. Grande, capisci? Fluido. Uno dei primi ha fluido. Fatti i soldi, Andrea, quei soldi è con lui, capito? Che dici da qua? Ma sì. Io sono rimasta laziala, vero? Tutta la famiglia laziala. Si capito? Chiama tifoso fluido. Allora, comunque, il risultato, dicevi Andrea? Esatto. Io spero 2-1 per la Lazio, spero che segna Zaccagni e forse Ciro Immobile, poi del Bologna non lo so, ma chi li segui? No, sbagliato. No, vediamo. Frida, vorrei ricordarti che l'ultima volta ho detto Lazio vincente, la Lazio ha vinto, quindi... Sì, so, tu che dici stavolta? Cerca di portare bene, però, che dici? Allora, io dico che il Bologna è una grandissima sorpresa, ma sì. non perde d'agosto la partita contro il Milan, però adesso la Roma... è alle porte per la Lazio, una partita quindi questa importantissima per la Lazio, molto. Vincerà sudando probabilmente 0-1 o 1-2, vince la Lazio. Bella la Lazio, si prende sempre. L'ha detto. Perché, sono, noi
Noi abbiamo il Feyenoord martedì pure, lo sai, no? Il ritorno di sì, però diciamo che la partita, quella che lo sai anche te, quella che avete tutti a Roma, testa, è quella. Sì, sono d'accordo, con Andy e vado un po' contro il resto di questo parterre, perché secondo me proprio quando il 2 della Lazio è dato così alto, comunque tu lo devi giocare. Poi, per carità, può anche non uscire, però il 2 a quella quota secondo me si gioca sempre. Poi può non uscire, per carità. Quindi 2,70 il 2 della Lazio per me va già più di un raddoppio. Ma Freddy, non c'è nessuno della Fiorentina oggi qui? No, quello lo facciamo domani. No, perché domani. Voglio dire che è un'ottima squadra, ti posso dire, ha fatto una partita bellissima con noi. Quindi bene, complimenti alla Fiorentina. Saranno felicissimi. Grazie, no, Frida. Dimmi. No, ti ringraziavo del parere. No, Andrea, l'italiano è un bravo allenatore, a me piace quel ragazzo, giovane, è un bravo allenatore, poi non so che ne pensate voi, ma gioca benissimo a Fiorentina. Staremo a vedere che nel derby con la Juve. Allora. Ma andiamo sul Milan, caro Nico, cara Claudia, anche Calulu si aggiunge alla lista degli infortunati lungo degenti, c'è news, Nico? No, Calulu 4 mesi fuori, Pellegrino più o meno starà fuori 2 mesi. Pulisic non recupera. Meglio. Pulisic non recupera, dovrebbe giocare Jovic dall'inizio domani, purtroppo. No! Sì, perché Jovic che squadra andiamo a Udi? In casa. Jovic è una busta di piscio, ragazzi, dai, parliamoci chiaro. Cioè, no, è un giocatore di calcio, dai. Nico, dai, posso chiederti una cosa? È impresentabile in questo momento. Ma secondo te non andava tenuto questo uomo qui? Fammi vedere. No, non lo vedi? Rebic. No, sta caricando. Aspetta. Ah, Rebic. Rebic, te lo dico io. Adesso non era un fenomeno, però. Ma no, lui secondo me è un po' staccato la fine. Anche al Beşiktaş non gioca tanto. Non lo so, io sinceramente piuttosto che Jovic avrei tenuto Colombo. Lo stanno dicendo anche in chat. Non la sto leggendo, quindi mi hanno letto nel pensiero. Quindi io sono d'accordo con la chat, nel senso piuttosto che Jovic, che è un giocatore che quando gioca è una presenza assolutamente impalpabile, cioè non serve a nulla, cioè non ti fa salire, non tira in porta, non è una punta, ragazzi. Io avrei tenuto Colombo. Poi domani non ci sarà neanche Pulisic, quindi dobbiamo inventarci qualcosa, perché contro l'Udinese sono sempre partite collose, difficili, complicate. Sì, tra l'altro l'Udinese che ha giocato mercoledì, voglio sottolineare che ha scelto di giocare. No, non ha giocato neanche con un titolare. Con la primavera, esatto. Quindi. Allora, questa è la bella Claudia. Come formazione a confronto questa qua. Sì. Claudia, c'è Romero, c'è Romero, c'è Krunic, difesa obbligata, vediamo chi c'è in panchina. Dovrebbe rientrare Kier, da quello che ho capito che era infortunato anche lui, c'è una possibilità che rientri, Nico, nel caso correggimi. Sì, vi devo dire, qua tra un po' andiamo anche noi a prenderli dalla primavera, cioè non ce n'è uno sano, sono tutti messi malissimo, quindi vediamo. Chiedono di Okafor... No, okay, io vorrei. Lo preferisco giocare, Romero, se devo scegliere, però la posizione che gli toccherebbe non è la sua migliore, quindi secondo me è più probabile che mettano Romero, quindi non lo so, vediamo, sarebbe la sua prima partita come titolare, quindi vediamo. No, ma io Okafor lo dico al posto di Giroud in caso, cioè al posto di Giroud, di Jovic. Sì, potrebbe giocare Okafor al posto, però non lo so, Pioli non lo vede tanto come punta, non ho capito bene, però potrebbe essere che giocano così, potrebbe essere anche Okafor prima punta, però Sky da Okafor al posto di Romero. Io vi dico, io avrei giocato, cioè io Romero una volta che ce l'hai, secondo me ci devi credere, ci sta a provarlo. Io più che altro farei riposare Giroud, cioè Giroud non può. Sono d'accordo, perché poi avendo comunque una bella gara a metà settimana, ragazzi, cioè non si può, questo qui è inutile che mi esce nella scorsa partita che lo tira fuori all'83esimo e o 80esimo, adesso ricordo bene il minuto, ha 37 anni, ha fatto un primo tempo fantastico, lo tira fuori, mi va a fare il bambinetto arrabbiato sulla la scatola delle bevande. Tesoro, ti devi riposare, cioè adesso noi abbiamo una partita importante
davanti, e quindi sono d'accordo. Cioè, la cosa importante è che e Leao si metta a correre Leao, non può stare lì ad aspettare che la palla gli arrivi per fare l'assist, per fare gol. Cioè, lui deve fare. Leao è quest'anno, non mi piace. No, io sono d'accordissimo su Giroud, sul fatto. Però forse Leao, magari si può, è comprensibile che Leao forse è un cambio sbagliato di Pioli, perché comunque Di Lorenzo era ammonito. Quello sì, sì, no, no. Secondo me tenere Leao era meglio. Sono d'accordo. C'è però fatto un favore, si deve muovere. Sì, sì, no, sono d'accordissimo su questo. Sì, non può stare lì passivo. Teo Hernandez dorme, questo non si muove. Già ne abbiamo metà squadra, è fuori infortunata. Io Claudia, penso che il problema... Un attimo, una alla volta, Francesca. Vabbè. No, perché l'ho tolto? No, perché così? L'avete tolto? No. Per educazione, ci mettevo meno così. No, penso... l'hai tolto. No, ma no, penso... Andrea è tremendo. Prego, se no non l'ho tolto, se no non lo toglievo, lo facevo per velocizzare. Io penso che la reazione di Giroud sia più per il secondo tempo del Milan piuttosto che per la sostituzione, sinceramente, perché poi nelle parole post partita l'ha detto chiaramente, non sapevamo se attaccare o difendere. Cioè, secondo me ha parlato, cioè ha voluto rappresentare la disperazione non di se stesso, ma di una squadra che non sapeva cosa fare in quel momento, perché comunque sei sul 2-2, capito? Quindi c'è qualcosa che non va effettivamente, sul 2-0 non puoi farti riprendere in questo modo, e sono una tifosa napoletana, quindi vado controcorrente. Però penso che Giroud se la sia presa più per questo, perché comunque penso che sia una persona intelligente che sappia della propria condizione fisica e sa anche che più di 60, 65, 70 minuti non può dare a livello proprio di 100% parlando. Quindi non penso che se la sia presa per quello. No, non levi mai un giocatore che ti sta trascinando, che comunque sei a Napoli contro i campioni in Italia, non lo levi mai. Quindi quella lì è stato un errore di Pioli, casomai gli dai un turno di riposo, anche perché tanto al giocatore levargli 20 minuti, 30 minuti, poco importa. Diciamo che purtroppo il Milan si è fatto rimontare e purtroppo c'è questa partita già decisiva contro il Paris Saint-Germain. Non è una partita da sottovalutare questa qua con l'Udinese, e queste sono, sono le quote. Ragione quando dico che... lo vedete che ha ragione quando dico è impressionante. Vedete, purtroppo si è fatto rimontare. Andy, ma sei diventato milanista? Ma io sono, ma io non so più come spiegartelo, Francesca. Sono fluido milanista, siccome io la Serie A la perderò tra 10 anni. Non eri proprio niente, eri solo un napoletano. Io ho dichiarato a inizio stagione. Oddio, che sfiga, parla napoletana, che bello. Quando ho capito che la Sampdoria andrà in Serie A tra 10 anni, ho detto io divento tifoso fluido in Serie A milanista. Quindi ho detto purtroppo. Cioè, perché tifo il Milan. Cioè, per me è occasionale, però occasionale. Molto. Mamma mia. Buon pomeriggio. Nella ciao, cameretta di Ragusa. Sono tornato da il ciao Carmelo e benvenuto in questa lezione di didattica a distanza. Allora Carmelo. Sì, prossimo. Oggi dobbiamo studiare i Sumeri, ok? Sumeri nati nel 3500 avanti Cristo e poi sono scomparsi nel 2000 avanti Cristo. Allora, questo è la differenza tra chi ha dei figli e chi ha un cane, Manfredi. Porta rispetto a chi sceglie di mettere al mondo dei figli. Io conosco Mario. Non rompermi il cazzo. Andrea, posso dire una cosa? Sì. Posso rifarmi a quello che ha detto questo signore fluido milanista, che so come si chiama. Ah, e lui ha detto. Che lui ha detto e ha ragione, non capisco perché gli allenatori, quando ci sono i giocatori che trascinano, li tolgono. Sarri lo fa con Luis Alberto, sempre. Come sa dar meglio, lo sostituisce. Quindi non è solo Pioli, tesoro. Sa che allenatori fanno così e noi per ci incazziamo. Perché non vogliono sport. Che li rubino la scena troppo agli allenatori, sono allenatori troppo spocchiosi come Pioli. Bravo. Che cavolo. Allora, cioè lui tanto trascina la squadra comunque, e come lo torna. Lo vediamo insieme un po'. Prego Nico. Posso dire una cosa sulla formazione? Pioli ha detto che giocherà la formazione top, a quanto pare, quindi non dovrebbe giocare Jovic, adesso ho letto qua.
e dovrebbe recuperare Loftus-Cheek per la panchina e poi giocare titolare con il Paris Saint-Germain martedì. Quindi dovrebbe fare uno spezzone domani e poi titolare col Paris Saint-Germain martedì. Beh, questo è positivo. Sai qual è la mia paura? Sai qual è la mia paura? Che essendo l'Udinese una squadra che in questo momento è in fondo alla classifica, quindi che fa un po' meno paura di quelle affrontate in quest'ultimo periodo, scendano, che non diano il meglio, quando adesso abbiamo bisogno di fare 3 punti. Però dai ragazzi, l'Udinese fa proprio schifo quest'anno. San Siro, è sempre una partita difficile. Allora, queste sono le quote. Calma, che dobbiamo fare anche l'Inter al volo. Parti tu, Claudia, dai. No, io lo do vincente il Milan e voglio 2 gol e voglio un gol da Leao, perché mi si deve riscattare, perché veramente sono arrabbiatissima con lui. Vincente col gol di Leao, Nico. No, il pronostico lo sai che non lo faccio mai, però vi dico che sicuramente non aspettatevi una bella partita. Cioè, se vinciamo di misura. Va bene. Frida. Ci sta? Frida. No, vince il Milan, Andrea. 2-0 sicuramente. Vince il Milan. Sicuramente. Guarda che il Milan è una bella squadra, ve lamentate, se avessimo noi tutti i trofei che ci avete voi, non ve lamentate. Ma non si sta lamentando nessuno. Tu dici perché il Milan è una bella squadra, dai, beata a voi che ci avete. Certo, lo sappiamo bene. Prego, meno male che lo sai, essere fiero della tua squadra, come io sono fiero della mia, capito? Messo un attimo fuori, tanto se ne accorgi. Prego, 2-0 Milan, primo gol di Reinders, secondo me. Perfetto. Reinders, secondo me, segna. Anna Maria. Sì. Allora, io anche vedo il Milan favorito, però anche io non mi aspetto una partita entusiasmante, e dato che voglio seguire la scia delle X, dico X primo tempo o X finale, però vedo il Milan favorito, però magari una partita un po' più contratta all'inizio. È la quota questa, molto bella, eh? X primo tempo, X finale. Chi manca? Andy? Manco io. Francesca. Ah, prima io. Per me il Milan vince tanto a poco, sinceramente. Sì. Io sono molto d'accordo col bomber Mata. Reinders segna o fa assist e il Milan vincerà. Competenza. Reinders è probabilmente l'unico acquisto fatto bene di questa stagione del Milan, quindi da tanto mi sono grattato e c'hai poco da grattarti, non c'è nulla lì sotto. Io non sono così tanto fiducioso, secondo me finirà 1x, ma non di tanto. Come 1x? O vinciamo un pareggio, ma tanto Pioli sarebbe capace di fare la prima vittoria stagionale all'Udinese. Dai, sì. Comunque dobbiamo andare sul fantacalcio. No, un attimo. Facciamo al volo anche l'Inter, che gioca sempre domani. Torre ha avuto un problema con l'idraulico a casa, quindi facevano robe? Non può essere con noi per questo motivo. Cioè, non abbiamo fatto Fiorentina Juve. Non facciamo Fiorentina Juve. Incredibile, ma fresca. Ma come Torre? Ma con l'idraulico? Se lo porta? Grande acquisto. Ah, non lo so che problema ha avuto. Ma calcissimo is the new contro calcio o TV Play praticamente. Certamente. Allora, non si sposta lui. Queste sono le formazioni, entrambi più o meno con la top 11. Voglio sentire Carmi su questa partita. Io ho messo come pronostico, ne prendo consigli, 2-2. Partita comunque viva, equilibrata. Entrambe hanno, secondo me, dei duelli decisivi, tipo Thuram. Essendo che l'Atalanta gioca molto con l'uno contro uno in difesa, Thuram li potrebbe fare impazzire in contropiede. Quindi quello sarà, secondo me, decisivo. Ma anche Scamacca-Cerbi potrebbe essere un duello altrettanto interessante, quindi secondo me potrebbe venire un over, quindi io ho messo un 2-2. Azzo, 2-2. Ok. Andiamo tutti al volo, vi faccio anche vedere le quote, credo siano queste. Eccole qua. Vai, parto da Harry, prego direttore. Gol CDK over 2.5. Benissimo. Frida. No, pareggio,
Assolutamente. No, non gliela fa l'Inter che è Atalanta, no, no. Anna Maria, neanche dovremmo chiederlo, visto che abbiamo capito verso cosa orientata. No, vabbè, io direi X2, perché l'Inter comunque lo trovo decisamente favorito, e più over 2.5, perché anche per me ci saranno tanti gol, partita divertente. Bene, bene. Nico? Ma mi sembra chiaro che vincerà l'Inter, sicuramente. Vince l'Inter, due fiscio, secondo Nico, mi è sembrato un po' di maniavantismo in questo, prego, no, confermata. Un po' di gufatine. 1-0 Atalanta. 1-0 Atalanta. Claudia? XX, mi sembrano equilibrate, ma con qualche gol, tipo un 2-2. Cazzo. X con qualche gol, Franci? Anche secondo me è una partita da X questa, e con tanti gol, sono d'accordo. Tutte X, ma è arrivato il momento di Andy. Prego, Andy. È effettivamente una partita equilibrata da X, però il 2 dell'Inter a 2.16 in una trasferta che è sicuramente difficile, però l'Atalanta è un po' la squadra materasso per l'Inter, quindi direi 2. L'Atalanta l'ultima volta ha battuto l'Inter era il 2018. Perfetto. Io la segnerei questa. No, per favore. Io me lo auguro, io me lo auguro. Allora, chiaramente so che c'è anche Fiorentina Juventus, ma ho pensato di parlarne domani sera. Domani sera facciamo un po' di prepartite, perché mo era troppo presto, due giorni prima. Allora, dobbiamo andare sul fantacalcio. Non so se qualcuno di voi lo fa e ha qualche domanda per Carmi, nel caso rimanga, se no vi saluto. Frida, appuntamento su TikTok, quando? Sì, tesoro, devo andare in live con i miei follower. A che ora? A che ora? È fra un po', fra un quarto d'ora, al tempo di fumare una sigaretta e parto. Buongiorno da Chicco. Su TikTok, fire. Questo è il mio amore, La mattina, Chiccarello, vedo sempre il lupo. No, è un chihuahua, ragazzi. Che lupo? Quale lupo? Noi siamo solo le aquile, lupi d'attacchi. Mi voglio. Ti prego, strano, la Lazzale con un lupo in casa, mi sembrava. No, mai, un chihuahuetto. Senti, ragazzi, buon pomeriggio, è stato un piacere. È stato un piacere, ciao a tutti. Ciao napoletana, simpatica quella ragazza. Ciao. Ciao, un bacio. Ciao, ragazzi, ciao. Ciao. Allora, top Frida, l'unica cosa parlo un po' troppo, ogni tanto bisogna cacciare. Ma non è vera, porta rispetto a Frida. No, ma tanto se ne accorge, parla in pre-live. Allora, un abbraccio a Nico che stasera ospita il grande Torre. Un grande abbraccio a tutti, soprattutto a Claudia. Ciao a tutti. Eccolo! Bravo Nico! La zampata! Ciao Nico, ciao Claudia, ciao, ragazzi, che so che devi andare Nico. Anche tu, chissà dove... Ciao Salutiamo Claudia, tutti, ciao Bombermata, ciao Francesca, ciao Anna Maria, grazie mille. Ciao Andy, Andy9, non so se Francesca e Anna Maria. Il direttore, non so se spammate i canali sia di Anna Maria che degli altri ospiti. Ciao Anna, grazie. Ciao raga. Grazie mille Anna. Me la gioco quel X più gol, Sì. Allora, uno. Questo è appena uscita, ragazzi, trasferte da incubo di Gabra. Dopo ce lo guardiamo un attimo prima di fare il raid a Carmi. Allora, iniziate a fare le domande a Carmi. Carmi, parto con una io sul mio personale. Secondo te mi gioco lo switch sì o no, e su quale dei due, Dybala, Vlahovic? E i loro rispettivi panchinari sarebbero o Milik o Sanabria come punta centrale, o Luvumbo o Ngong come A. Scusami, tu non puoi mettere un tridente con sì, l'altro Dybala, è già Gudmundsson. Certo, non riesci a mettere Gudmundsson e gli altri due. No, devo far fuori Dybala, ma non è il caso. No, scusami, Dybala non lo fai fuori. Dybala, Luvumbo, Gudmundsson
Fai fuori Vlahovic. No, dai, non faccio fuori Vlahovic. Lo so che si potrebbe fare. No, comunque sì, cioè, metti Dybala, Vlahovic, Good. E lo switch su quale luce, secondo te? Su Vlahovic. Vlahovic Milik. O Vlahovic Milik o Vlahovic Luvumbo. Ah, Vlahovic Luvumbo. Anche, normale. Ok. La scorsa giornata non so perché gli hanno dato 5,5 a Luvumbo, che ha fatto un partitone, 3 assist sta facendo. Va bene. Allora, iniziamo. Mantra, 3 fra El Shaarawy come A, Raspadori e Berardi, e Immobile e Zirkzee come PC. Appunto, quindi può mettere 2A e una PC. Sì, esatto, cioè andrei su Immobile, Berardi, Raspadori. Immobile, Berardi, Raspadori. Attenzione, siamo a centrocampo, 2 fra Linsom, Strefezza, Guendouzi, Cristante, Radonic e Ndoye. Certo, molti sono in ballottaggio. Paradossalmente qui ti butto la chicca che è Cristante, protagonista del, diciamo, di un format che porto sulla tattica, Fonda Tactics. E l'altro può essere, gli altri sono tutti in ballottaggio, quindi può provare magari un Guendouzi Cristante, così di ignoranza, altrimenti coperti magari da Strefezza e Listrom. Ok, allora fantacalcio classico con modificatore, Falcone o Provedel in porta? Provedel in porta, Falcone rischia di prenderne diversi. E 3 fra Giroud, Milik, Tati, Raspadori e Lookman. Oddio, dai, Milik e Raspadori e Castellano sono titolarissimi, in teoria non lo era nemmeno Raspadori. Ha equilibrato Giroud, Lookman e Raspadori, mi viene da dirti. Questi 3, che non è male. Bene, allora 3 fra difesa, Beukema, Marusic, Bellanova, Gendrey e Augello. Allora, abbiamo alcuni giocatori con partita, diciamo, interessante, alcuni con partita complicata. Forse andrei su Bellanova, scommessina intrigante di giornata. Può provare un Augello, qualora lo diano ancora titolare. Il terzo può essere un Bekema, che è abbastanza costante. Gendrey è pure interessante, visto che non c'è forse Spinazzola su quella fascia, però è fuori caso con la Roma, quindi c'è questo consiglio, però in teoria non si può fare, però sarebbe no. Sì, occhio a Darby, 4-3-3 con Vasquez o 3-4-3 con uno fra CDK e Ndoye. Se intende 4-3-3 che gli scatta il mod, 4-3-3. Ok, col modo 4-3-3. CDK, però rischia un po' perché sono tutte e due in ballottaggio. Zirkzee o Milik? Allora, vado su Zirkzee. Diciamo in forma. Sì, è in forma. Ha una partita più, diciamo, complicata, entrambi ce l'hanno, però dovrebbe avere un minutaggio un po' più ampio Zirkzee. Allora, Fanta normale, attacco a 3, Vlahovic, Pinamonti, Berardi, Nzola, Milik e Sule. È difficile questo. Allora, sì, Berardi non si può, diciamo, panchinare. Sulle, secondo me, per lo stato di forma che adesso, nemmeno. Il terzo, direi Vlahovic. Diversifica un po'. Ok. Dybala, Immobile, Nzola, Luvumbo, Cabral, sempre 3. Penso andrei su Dybala, Luvumbo, Immobile. Ok, 3 fra Belotti, Dia, Vlahovic, Scamacca, Simeone e Krstovic. Come Simeone segna sta giornata? Ma gioca. Dovrebbe appunto subentrare, quindi non è chiaro. Con questo attacco ti dico, io metto Vlahovic, Scamacca. Il terzo sono indeciso, perché sia Krstovic che Dia sono scommessine con partita difficile. Belotti anche lui potrebbe magari con un minutaggio piccolo trovare spazio e far qualcosa. Io vado su Dia, visto che comunque il Napoli è, diciamo, in un derby, potrebbe ancora concedere qualche occasione, come ha fatto un po' con Giroud, no? Quindi Dia forse è il terzo che andrei a mettere. Oh, perdonatemi, non l'ho vista. Hanno donato per aspetta. Premiamo. Allora, è Ricky Savo, adesso la vado a trovare. Eccola qua.
calma. Chi dona sempre prima? Lukman o Chiesa e Sanabria o Laurientè? Ma allora non è facile. Chiesa è un ex, lo andrei a mettere. Tra Sanabria e Laurientè, paradossalmente vado su Sanabria. Io sono uno che consiglia spesso Laurientè perché ha delle doti tecniche di dribbling, però Sanabria in casa mi intriga un po' di più, soprattutto contro la difesa del Sassuolo che è un po' più debole. Ma ti piace più Sanabria di Milik come scelta? Te lo chiedo per il mio, beh, non so in che ordine metterli panchinari, quindi più Sanabria. Ti dico, Sanabria potresti valutare cuore rosso, cuore rosso. Posso di Vlahovic. Un'altra donazione, grandissimi, tre fra Lautaro, Kvara, Khedira, Berardi e Chiesa. Mamma mia, che attacco ha fatto questo? Non so chi, quanti giocate in 3, in 4, Lautaro, Kvara, Berardi, cioè panchina, Chiesa, Khedira. A oggi, A oggi. Attenzione, 3 fra Thuram, Lukaku, Kvaraskelia, Raspadori, Dia e Pinamonti. metti i primi 3 e stop, che vuoi di più. Kolasinac, Martinez quarta, aspetta che l'ho perso, eccolo qua. Questo è difficile, vado su Martinez quarta, che è un po' più in forma, si inserisce abbastanza. Kolasinac dovrà marcare Thuram, non avrà una partita semplice. Carmi, ma per il mercato di riparazione invece qualche crack che è uscito? Allora, alcuni avranno nella lista svincolati ancora giovane Cabral, che è uno che comunque tira spesso e ha un po' di occasioni. Quello della Salernitana? Esatto, potrebbe essere un nome da andare a prendere per chi ce l'ha svincolato e magari può fare qualche cambio. Quindi, vabbè, verso lei, esatto, ci sarà una guerra. Nella maggior parte delle mie leghe, cioè in quasi tutte, è stato preso nelle leghe a 10. Però magari in qualche Lega 8 effettivamente può essere svincolato, ma ci sarà palesemente una guerra per lui. Un altro potrebbe essere Beltran, che qualcuno ce l'ha libero, che potrebbe... Cioè adesso si sta ritagliando piano piano sempre più spazio. Bene. O qualcuno ha svincolato Sanabria e adesso sta iniziando a rigiocare. Allora, andiamo avanti che tra un po' arriviamo alle ultime. Uno fra Zapata, Anzola, Beltran... Io sono tentato di mettere Beltrano contro la Juve, però Zapata contro quella difesa del Sassuolo credo sia ancora più appetibile, qualora dovesse giocare, chiaramente. Tre qualora? Nico G, Chiesa, Vlahovic e Sulè. Allora, Sulè ormai in questo attacco penso sia inamovibile, credo debba decidere uno dei due della Juventus, quindi metterei Sulè, Nico Gonzalez... E uno tra Vlahovic e Chiesa, vado io, sarei più per Chiesa. Diciamo che la scelta più giusta sarebbe Vlahovic e rigorista. Tra l'altro la prima di Chiesa a Firenze. Tre fra Thuram, Kvara, Nico Gonzalez e Scamacca. Thuram, Kvara e forse Scamacca. Sono indeciso su lui o Nico. Scusate, volevo mettere questo. Temporaneamente. Cambiaso o Lazzaro? Ma allora, cioè, la regola del trend qui suggerisce Cambiaso, visto che ha fatto già gol la scorsa. Poi okay. Lazzaro, dai, non si può vedere, su, dai. Allora, uno fra Ciurria, Rendrup e CDK. No, ma Lazzaro non si può avere al fantacalcio. Ah, qui vado su Ciurria, Verona, se gioco titolare può avere qualche scelta. Allora, io non so se calmi, gli ultimi tre, Manfred, poi andiamo su Gabra. Sì. Okafor, Beltran, Castellanos. Vado su Beltran e Okafor a copertura. Okafor mi intriga pure per sta giornata. Turati o Martinez? Oddio, entrambi interessanti. Vado su Turati e come Rebri. Ultima, tre fra Vlahovic, Scamacca, Cristovic. Due Scamacca c'era lui? Sì, Cristovic e Retegui. Probabilmente ha sbagliato un nome, vabbè. Scamacca, Vlahovic non li panchi, cioè in questo attacco forse non li panchinerei. Il terzo che Retegui non gioca, quindi di conseguenza Cristovic. Poi se può mettere anche due Scamacca insieme. ultima. Allora, De Ron o Malinowski, Ebischer o Frendrup. Malinowski che è già in Coppa Italia ha fatto anche un altro assist. Solo per non mettere due del se lo stesso Fanta.
andrei su Malinowski e Debischer. Se sono due fanta diversi, andrei su Malinowski in uno e prendo quello dell'altro. Bene, benissimo. Ragazzi. Grazie Carmi, faccia il ride. Ci vediamo dopo. Dopo. Faccia la live. Faccia la live, facciamo la live. Vabbè, si capito. È uscito. Ciao ragazzi, proprio in questi giorni è riniziata la Champions League e in questa puntata andremo a parlare di tutte quelle piccole squadre che affrontano un viaggio lunghissimo per arrivare ai gironi. Squadre che magari nel loro paese sono importantissime. Oh, grande montaggio, eh? Ma che per la UEFA rimangono zero. Squadre che devono affrontare 4 turni preliminari per arrivare in paradiso e spesso non ci arrivano neanche. Benvenuti a Trasferte da Inco. Gasa, comunque Gabra. Ritrovati ragazzi. Troppe magliette, un paio di pantaloni corti, un paio di pantaloni lunghi, una felpa che non si sa, con la mia sfiga potrebbe anche piovere. Se hai un volo alle 6 di mattina i vantaggi sono notevoli. Per esempio puoi goderti una meravigliosa città di notte. Milano, mezzanotte. Mamma mia. Puoi prendere il pullman quando vuoi e in totale tranquillità. Su pullman non c'è nessuno come al solito. Siamo solo io e un bambino che scassa la minchia perché vuole l'acqua, giustamente, ci sono 200 gradi. Comunque zero problemi perché mi riposerò più tardi in aeroporto, bello sereno. Cazzo, è un posto di esodati. Ho preso 16 caffè, o mi addormento o picchio uno svedese, due possibilità. Allora ragazzi, ma perché siamo all'aeroporto di Bergamo? Perché ormai è notte, è l'11 luglio e stiamo andando a Bratislava, perché lì per Trasferte da Incubo seguiremo la prima partita della nuova stagione di Champions League. Slovan Bratislava contro Esperange Lussemburgo. Squadra, ma che partita di merda l'abbiamo mandata a vedere. Slovan Bratislava contro Esperange. Ma perché lui spiega il cammino per arrivare in No, però peggio di così. Lussemburgo. Squadra che per arrivare in fondo alla Champions dovranno. È andato? Per vedere Kučka, non fare 10 mesi di cammino. Questa è vita dura. Questa è Trasferte da Incubo, Bratislava, Champions League. E quindi non mi resta che fare la cosa che so fare meglio: acculturarmi un po'. Ora, io sinceramente Caravaggio bene bene quello che ha fatto non lo so. Ma se l'aeroporto di Bergamo si chiamasse già... Prego, prego, vada. Fatta così. La seconda è quella del soldato Hubert, che ama le slovacche e arresta gli italiani. La cosa bella è che non ti senti osservato, non c'è mai nessuno che ti guarda le spalle. E poi la statua del bell'Ignazio, che io ho chiamato Bellivano, uomo che amava le donne e quando passava una bella ragazza gridava "Sceni!". Signora, ci deve lavorare lei con quello lì, siete perfetti insieme. Senza dimenticare la celebre statua del fotografo. Yeah. E un capolavoro d'arte moderna chiamato Il Mendicante. E quindi dopo un'attenta valutazione giungo alla conclusione sicura che Bratislava fa schifo. E quindi cerco la fuga. Da tutte le vie di fuga. Madrid, Lima... È squillato ragazzi, sono le 4. Puntuali come un orologio svizzero, facciamo dai da Carmi e ci vediamo stasera. Caro amico Harry. Ragazzi, cosa ne pensa del fatto che Torre le ha rubato il posto a Calcissimo? Non c'è nessun problema, cioè, stanno andando tutti. Come Superall. Anche Superall? Sì, è andato settimana scorsa, ma meglio così, anzi sono molto felice per tutti gli altri. Beh, però lei è stato il primo. Ma non c'è niente, cioè, tu l'hai sverginato. Non importa nulla se sei primo o ultimo, l'importante è aver fatto un passo in avanti. Poi bellissimo. Grazie maestro. Buonanotte ragazzi. A stasera. Buonanotte. Buonanotte. Sì, a stasera. Buonanotte.